Possiamo andare? Sì, eccoci. Allora, buonasera. Comincio con i ringraziamenti e poi mi presento. Grazie a tutti voi che siete qua. Grazie al Premio Fondazione Megamark e grazie alle belle parole che ha detto adesso il Cavalier Pomarico. Questa idea dell'aiutare chi non ha voce. Ora, nel nostro caso, il premio non aiuta esattamente chi non ha voce, però aiuta i giovani, gli scrittori che arrivano al loro primo romanzo, che hanno pubblicato il loro primo romanzo, quindi che hanno ancora una voce molte volte non conosciuta, che ha bisogno di farsi largo nella quantità di libri che escono. Io mi chiamo Maria Teresa Carbone e già per il secondo anno faccio parte della giuria di esperti che opera una prima selezione tra i romanzi che vengono proposti e devo dire che sono colpita perché come l'anno scorso, ma anche più dell'anno scorso, i libri che sono arrivati, che sono stati moltissimi nonostante il Covid, sono di grande livello, di grande interesse, quindi il lavoro della giuria è stato insieme faticoso, perché comunque leggere più di 60 romanzi nell'arco di 2-3 mesi è un impegno, ma anche molto bello, perché si scoprono veramente tante voci che non si conoscevano prima. Rispetto all'anno scorso c'è questa novità che speriamo poi diventi non più una novità, ma un ciclo, un ritorno, oltre alla premiazione che ci sarà venerdì della giuria, diciamo, generale, la giuria popolare, che avrà scelto il romanzo che avrà vinto il premio Megamark. Purtroppo io non so ancora chi è e quindi aspetto con grande curiosità il nome di chi vincerà. Oggi e domani ci sono due incontri con le case editrici che hanno pubblicato i libri appunto selezionati, i libri della cinquina e il libro anche che ha avuto un riconoscimento da parte della giuria, una menzione speciale della giuria. Quindi tre case editrici oggi, noi abbiamo qua in presenza Marco Federici Solari dell'Orma. L'Orma è una piccola casa editrice, ma non piccolissima, romana, giovane. L'Orma ha pubblicato il romanzo di Gennaro Serio, Notturno di Gibilterra. Questo è il libro. Io ho avuto l'onore di toccare il libro, voi sapete che i libri non si possono toccare, quindi ho le mani sanificate e posso toccarli. Vedete, c'è anche una fascetta perché Notturno di Gibilterra, prima di approdare alla cinquina del Megamark, aveva vinto un premio molto buono, il premio Calvino, che è prima di essere pubblicato, cioè è un premio per inediti. Invece a distanza abbiamo, le vediamo qua, in alto c'è Evelina Sant'Angelo che è scrittrice a parte intera, ma oltre ad essere scrittrice a parte intera è nota, l'ultimo suo romanzo si chiama Da un altro mondo, è anche traduttrice e in questo caso editor per Einaudi. E Evelina Sant'Angelo ha curato l'editing di un altro dei romanzi della cinquina, questo di Daniele Vicari, Emanuele nella battaglia. E invece sotto abbiamo Serena Daniele. Serena Daniele anche lei editor, senior editor, quindi un editor importante, di un'altra casa editrice, diciamo, simile all'Orma, cioè una casa editrice giovane, piccola, non piccolissima, che si chiama NN e che è a Milano.
E nel caso di NN, NN è la casa editrice che ha pubblicato il romanzo che ha avuto questa menzione speciale della giuria, cioè non è nella cinquina, ma la giuria, noi della giuria, abbiamo ritenuto che fosse un romanzo interessante e che quindi meritava di essere segnalato, poi ne parleremo meglio, ed è Io sono la bestia di Andrea Donaera. Ecco. Ho fatto delle presentazioni generali e adesso cominciamo, entriamo nel vivo dell'incontro. Credo che vi piacerà, spero che vi piacerà, perché come dicevo prima a Marco, è una mia vecchia fissazione, tutti invitano gli scrittori e io penso che gli scrittori molte volte non abbiano tanto da dire, diciamo che forse sì, forse no. Gli editori invece hanno sempre da dire, perché gli editori sono quelli che hanno seguito il libro e che hanno quindi una quantità di storie che spesso non sono conosciute. E, quindi, e tra l'altro, c'è da dire una cosa, in questo caso i libri che quest'anno sono stati appunto, sono arrivati in cinquina o sono stati segnalati, sono anche libri molto diversi fra loro, quindi abbiamo tante storie diverse da raccontare. Allora, io partirei da Serena Daniele e da Io sono la bestia, appunto il libro che ha avuto questa menzione della giuria. Allora, Andrea Donaera ha iniziato a scrivere come poeta e questo libro ha una strana caratteristica che è una cosa che ci ha colpito, che è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di dare questa menzione speciale, perché questo libro è qua dentro e poi ha anche una parte che non è qua dentro, nel senso che uno dei personaggi del libro, addirittura un personaggio che in realtà quasi non vediamo, scrive delle poesie, proprio come Andrea Donaera, forse non quelle che scriverebbe Andrea Donaera, e quindi le poesie di questo personaggio sono in un sito, cioè qua c'è un link e uno può andare a leggere le poesie di questo personaggio fuori dal libro. Ecco, allora io partirei da qui. Allora vorrei sapere, chiedere a Serena come è nata questa idea e anche come è stato l'approdo di Andrea Donaera, che è pugliese tra l'altro, in una casa editrice milanese come NN. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'opportunità di parlare di un libro che per noi è stato veramente una scoperta e anche un po' un'avventura. NN è una casa editrice giovane, abbiamo, come penso possiate immaginare, avuto tanto da fare nel scegliere una nostra strada di pubblicazione, un nostro catalogo, anche perché praticamente tutti noi siamo appassionati di letteratura e narrativa angloamericana e quindi eravamo, diciamo, dedicati, ecco, a questo obiettivo di far conoscere quanto più possibile degli autori che per noi valevano veramente la pena di essere, scoperti o riscoperti. E in questo piccolo catalogo, soprattutto all'inizio, la strada degli italiani è stata varia. Dovevamo scegliere la voce che ci convinceva e soprattutto dovevamo pensare a un percorso che gli autori potessero portare a una scrittura vera e propria, cioè una tragedia, e che comunque coinvolgesse anche noi, perché è un po' la nostra cifra, quella di seguire un autore esordiente o anche con delle pubblicazioni alle spalle, in maniera tale da poter essere parte del processo di edizione. Quindi non è soltanto il lavorare insieme sul libro, ma anche il farlo entrare profondamente dentro a tutta la parte promozionale, cosa che noi curiamo veramente in maniera molto intensa. Lo possiamo ancora permettere, perché siamo pochi e i libri sono ancora pochi. Speriamo che questa cosa possa rimanere a lungo, ecco, diciamo, nel DNA della casa editrice. E quando abbiamo incontrato Andrea Donaera, il percorso degli italiani era già cominciato con un libro di cui eravamo molto felici, ed è il libro di Roberto Camurri,
Signora Duomo. Con lui abbiamo iniziato una serie che abbiamo chiamato Gli Innocenti, e indicava un modo particolare, personale, di raccontare soprattutto storie, diciamo, di quotidiana follia o ragione, storie di relazioni, storie di territorio, e come la voce dell'autore si integra in queste storie per narrare degli aspetti inediti, degli aspetti che spesso sono intimi, ma che tendenzialmente vogliono parlare a tutti. Quindi è una dimensione che noi volevamo coltivare non tanto per voler narrare storie minimaliste, ma perché a partire da un particolare, a partire da una situazione attuale, si potesse tirar fuori l'essenza stessa di quella storia, che poi per noi sostanzialmente che cosa vuol dire adesso essere un autore e essere una persona, un uomo, una donna con problemi, con relazioni da risolvere, la difficoltà di inserirsi in un contesto che spesso esclude anche quelli che sembrano inseriti alla perfezione, come per esempio possono essere certi contesti di provincia che sembrano molto compatti, molto ben inseriti, ma che alla fine esplodono su piccole cose perché manca magari una sorta di vera consapevolezza del stare lì, di che cosa ci fa stare lì. E il libro di Roberto Camurri ha portato proprio per questa scelta di percorso anche al libro di Alessio Forgione, Napoli Monaco, che è stato anche quello un vero e proprio colpo di fulmine, e è sembrato quasi naturale, dopo il terzo romanzo di Serena Patrignanelli, La fine dell'estate, arrivare ad Andrea. È arrivato in casa editrice con un libro che era già molto simile a quello che avete in mano, ma aveva ancora qualcosa su cui noi abbiamo riflettuto. Ricordo che sono stata la prima, se mi permetto questo piccolo aneddoto personale, sono stata la prima a leggerlo tutto e l'ho finito a notte inoltrata, perché non avevo sonno e la storia mi aveva preso, non tanto perché avesse qualcosa di eccezionale, ma c'era che altro la caratteristica straordinaria di uno stile nuovo, uno stile più ricercato, ma in cui risuonava una grande, fortissima leggibilità, trascinata in un certo senso dalle emozioni, dalla trascinazione di questo senso del dolore molto profondo che si legge nel libro di Andrea, e che quindi dava a questa storia una valenza che non era semplicemente legata al contesto di cui parla. La storia di Io sono la bestia è una storia che soltanto apparentemente può parlare mafia. È la mafia, come altri elementi del romanzo, è un pretesto, perché il protagonista Mimì, che troviamo sì nella prima pagina, che piange accanto alla bara di un figlio giovanissimo che si è suicidato, è, guarda caso, un capo della Sacra Corona Unita. L'ambiente è il Salento, è immediatamente una scena che ci precipita dentro a un contesto che potrebbe essere molto molto riconoscibile, molto connotato, ma invece lo stile di Andrea, la sua lingua, lo rovescia completamente e ne fa una storia in cui le relazioni familiari e l'arrivo di un dolore quasi intollerabile cardina non solo la comunità, ma la coscienza stessa delle persone coinvolte. E quindi da questo suicidio comincia una disperata ricerca di vendetta da parte del protagonista, Mimì, che vuole assolutamente dare la colpa a questa morte. E sul suo percorso cadono vittime innocenti. Questi personaggi che muovono attorno a Mimì dovevano avere una loro voce personale, dovevano essere convincenti, dovevano essere profondi. E in questo noi abbiamo lavorato di fino con Andrea. Abbiamo chiesto, ad esempio, di sviluppare il personaggio di Arianna, che
che è l'altra figlia dimenticata dalla tragedia, messa da parte, ma in realtà è forse più forte di questo romanzo, perché lei ha un amante a cui viene separata a forza proprio dalla volontà dei genitori che apprezzano questo rapporto. E stavolta questo amante è un ragazzo che a un certo punto comincia a parlare di sé e di Arianna da un po' più non ben compiuto, sembra una sorta di caretta, arrivano ogni tanto loro da mangiare. Serena, E l'ambizione, diciamo, sì. cresce in intensità quando arriva forse il personaggio più bello, più poetico, più tenero, una compagna, un Allora, ragazzo. Serena, ti posso Sì. No, nel senso che forse è meglio di non entrare proprio personaggio per personaggio, nel senso che io vorrei Ah, anche sì. per lei, nel senso che se no poi sveli troppo è meglio fermarci. Va Però bene, sarò no, poi vedrai che ritorni, ma adesso fermerei perché se no tutti i personaggi rinnanti. C'è una cosa che colgo da quello che ha detto Serena, perché è un dato che io ho trovato molto interessante. Serena prima parlando del percorso che ha portato alla scelta di Andrea Donoera, ha parlato di questa esplorazione della provincia. Ecco, appunto posso dire che, l'ho anche, se non sbaglio, detto pubblicamente, moltissimi dei romanzi che sono arrivati sono ambientati in provincia. Io abito a Roma e proprio ci si rende conto di come in Italia in realtà molte volte la descrizione esterna vede Roma e Milano iper-rappresentate, e invece i romanzi che sono arrivati al Megamark, moltissimi hanno questa non soltanto ambientazione, ma proprio è la provincia che produce dei personaggi particolari. E questo mi permette di passare al libro di cui Evelina Sant'Angelo ha fatto l'editing. In questo caso, allora, Andrea Donaira è un giovane che abita appunto in Puglia, diciamo, non è del tutto ignoto perché come poeta ha pubblicato, quindi non c'entra con l'esordio narrativo, ha pubblicato tra l'altro all'interno di una collana interessante, però è un giovane appartato. Il regista, se l'autore di Emanuele nella battaglia è invece un regista famoso, Daniele Vicari, ma diciamo, in connessione col libro di cui ha parlato Serena Daniele, cioè con Io sono una bestia, anche qua abbiamo la provincia, un'altra provincia, ma direi che la provincia di cui scrive Vicari in Emanuele nella battaglia è altrettanto, se non più, ma insomma, protagonista del libro. Non ne parlerò io, lascio che ne parli Evelina Sant'Angelo, però le faccio anche una domanda, nel senso che Emanuela Battaglia è il libro di un regista che quindi ha alle spalle un'attività molto ricca, ma è un esordio ed è un esordio particolare perché un esordio è un libro in cui c'è molto, moltissimo. Ecco, io vorrei sapere che lavoro è stato fatto tenendo conto che appunto non, in questo caso Evelina non aveva a che fare col giovane, non dico inesperto, ma comunque diceva Serena che nel lavoro di editing c'è stato un aiuto nella definizione dei personaggi. Quindi il libro era quasi uguale a quello che vediamo, ma non proprio uguale. Evelina, invece tu che lavoro hai fatto su questo libro? Allora, io spero che voi mi sentiate meglio di quanto non mi senta io, perché io vi sento un po' a tratti. Ho intuito che la domanda è il lavoro che è stato fatto sul libro di Emanuele, sul libro di Daniele Vicari, giusto? Sì, Mi sentite adeguatamente?
Sì, è stato un libro, per quello che riguarda la mia esperienza di editor, credo che sia stato uno dei libri più difficili. Più difficili sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista... Sentite? Mi sentite abbastanza bene? Sì, insomma, sì, anche come cos'era, ogni tanto ci sono dei brandelli di parole che sfuggono, però... E allora cerco di parlare lentamente, vediamo se riusciamo. Ti dico una cosa, se vale anche per me, se parliamo lentamente credo che la qualità possa migliorare, ecco, infatti, lo dico anche a me stessa. Ci provo anche a parlare lentamente. E dicevo che è stato un libro molto impegnativo, forse tra gli editing più difficili che ho fatto, non perché Daniele Vicari non fosse uno scrittore del mondo del cinema, quindi con tutte le complessità che hanno a che vedere col passaggio da un linguaggio ad un altro, perché Daniele Vicari ha fatto un grandissimo lavoro e anche di composizione, di montaggio molto complesso, e quindi bisognava poi equilibrare alcune scelte nel montaggio, proprio perché Daniele è un autore che lavora moltissimo, anche per il regista, sul montaggio. La realtà della complessità del lavoro ha avuto a che vedere con la tipologia di testo. Un testo che aveva all'interno tanti testi, cioè parte narrativa, parte documentale del processo che era in corso, con tutta la delicatezza del caso, parte che riguardava la realtà dei fatti, degli accadimenti, e quindi c'era una componente psicologica, una componente affettiva, una componente di rispetto delle persone reali che diventavano personaggi dentro la narrazione, che ha reso il lavoro estremamente complicato trovare questo equilibrio tra, perché poi uno dei temi del libro è come io, con quale diritto io prendo la parola e racconto e mi faccio testimone e mi faccio e cerco di far arrivare un accadimento così drammatico con tutte le sue implicazioni, poi, perché riguarda la provincia, ma è un mondo che abbiamo l'occasione di parlarne, si allarga al di là della provincia. Quindi il problema inizialmente è stato come mettere insieme materiali così diversi tra di loro. Con problematico, per esempio, che avevano a che vedere la riconoscibilità dei personaggi. Alcuni potevano essere riconoscibili, altre persone, come la madre, come la sorella, e quindi però dovevano anche provare la rappresentazione che noi che veniva fuori e che chiaramente aderiva fino a un certo punto con il dettato dei fatti, perché il compromesso era complicatissimo, e altri invece personaggi che bisognava disculare perché avremmo buscato delle querele. La parte anche giuridica è stata molto molto complessa, quindi diciamo che è stato un lavoro che ci ha visto lavorare in grandissime simbiosi, sia sul piano delle scelte narrative, sia sul piano delle scelte compositive, ma anche sul piano anche del rapporto tra dimensione dell'invenzione, dimensione della realtà e dimensione anche della responsabilità che ci stavamo assumendo, che in particolare in modo Daniele stava assumendo, quindi le parole erano veramente pietre di questo libro, non si poteva sbagliare. Grazie, io ho dato per scontato che non ho accennato al corpo del romanzo, il romanzo prende spunto appunto, come diceva Lina, da un
fatto vero, la tragica uccisione di un ragazzo di 20 anni, un ragazzo che Daniele Vicari, ho scoperto adesso che si dice Vicari e non Vicari, conosceva. E appunto Evelina ha parlato molto, in modo molto credibile, della difficoltà di questo libro, in cui appunto c'è questa responsabilità di persone che diventano personaggi, e che è anche un tema del libro, nel senso che poi Vicari la esplicita nel libro, cioè lo dice io scrivendo questo libro mi devo anche interrogare, perché questo lavoro di trasformare, Vicari è un regista di documentari e di film di fiction che però attingono alla realtà, ecco, c'è. Io mi rendo conto che nel momento in cui faccio questo passaggio opero delle scelte che poi hanno delle ripercussioni. Il terzo libro di cui parliamo oggi, e poi parleremo invece anche delle case editrici, ma adesso partiamo dai libri, perché il Megamark sui libri si fonda, è un libro diverso da quelli di cui abbiamo parlato, nel senso che nel caso di Io sono la bestia abbiamo questa provincia selvaggia e al tempo stesso anche molto moderna, dove c'è modernità e arcaicità che si scontrano. In Emanuele nella battaglia abbiamo di nuovo una provincia feroce, anche coesa, feroce, sfratta. Natura di Gibilterra ci porta da tutt'altra parte, perché Gennaro Serio, esordiente, costruisce invece un romanzo molto letterario, un romanzo in cui da ogni riga traspaiono le letture molto colte, molto ricche, che ha fatto l'autore. C'è una trama, è uno pseudo giallo, ma in realtà è un giallo molto letterario. Allora, in questo caso io chiedo a Marco Federici, ecco, come avete trattato questo libro, che è di un ragazzo giovane, quindi non ha la figura, il profilo di Vicari, quindi con tutta una serie... e che però arriva con un libro già strutturatissimo. Ecco, come avete fatto voi di fronte a questo libro strutturato? È cambiato? Allora, innanzitutto anch'io voglio ringraziare moltissimo per l'invito, la Fondazione Megamark, il premio, anche per l'occasione di essere qui, appunto ho avuto la possibilità di venire fisicamente, siamo stati tutti rinchiusi in casa, stamattina il treno per Trani mi è sembrato l'Orient Express, l'ho vissuto come una liberazione poter salire su un treno, quindi vi ringrazio anche per questo. E questo è un libro che, un po' come la mia esperienza, la mia impressione, l'Orient Express appunto trasforma ogni esperienza anche quotidiana in... la rafforza con un rimando precedente, in qualche modo mitico, in qualche modo letterario. Ed è un libro stupefacente dal punto di vista di quello che dicevi tu, cioè un libro, per essere un primo libro, appunto è un libro che, come Atena che esce dalla testa di Zeus già con l'armatura pronta e fatta, è un libro che sembrava essere uscito dalle mani di questo autore, appunto. Giovane, però anche è un termine che rischiamo spesso di abusare, no? Giovane è un uomo di 30 anni, ci sono grandissimi scrittori, grandissimi musicisti che non hanno visto i 30 anni e che continuiamo a leggere, sono rimasti nella storia, quindi appunto dobbiamo anche relativizzare poi i tempi altri tempi. È vero, appunto, altri tempi, però comunque quindi giovane, ma non per questo, non un fan prodigio, insomma un trentenne, che ha scritto appunto questo libro sorprendente per la sua compattezza e la sua idea precisa, appunto Maria Teresa diceva un libro letterario, però che ha al suo cuore l'importanza della letteratura, cioè un libro che si vuole mettere proprio in maniera militante a difendere quello spazio, quella provincia, si parlava della provincia, quella provincia alternativa che è la provincia letteraria, che l'autore vede in qualche modo sotto attacco, quindi rispetto a una letteratura più mercantile, una letteratura che perda questo quid di elemento letterario difficile da definire, spesso impalpabile, appunto, che passa per lo stile, per un certo tipo di anche rivendicata inutilità che però fa l'elemento estetico.
Ecco, questo è alla base della battaglia che si inscena proprio appunto in questo romanzo, che, come diceva giustamente mia Teresa, è in qualche modo un giallo. Noi abbiamo usato questo termine dell'ipergiallo, quindi appunto un giallo all'ennesima potenza, e che è strutturato proprio in due parti, ed è quello su cui più abbiamo lavorato, appunto, per rispondere alla tua domanda. Una prima parte, appunto, racconto la storia proprio in una frase. Il grande, importante scrittore catalano di lingua spagnola, Villa Matas, scrittore realmente esistente, titolo molto importante, ogni anno in odor di Nobel, nella finzione del romanzo viene intervistato da un giovane giornalista messicano. Non si capisce bene cosa succede, fatto sta che alla fine di questa intervista, che viene riportata, che è esilarante, il giornalista sarà ritrovato morto e Villa Matas si è data la macchia, e da qui comincia un'inchiesta alla ricerca di questo appunto scrittore. E tutta la prima parte del libro è perfettamente costruita come un giallo, e questa è la parte su cui più abbiamo, quindi questa armatura di Atena l'abbiamo semplicemente lucidata, non abbiamo dovuto fare tanto di più, perché c'erano dei momenti in questo incastro che doveva funzionare molto bene, proprio con quell'elemento famoso a orologeria appunto dei gialli, proprio per permettere alla seconda parte di sfilare, di annullare, di in qualche modo demolire con una grande tradizione appunto questa trama gialla, no? Da Dürer, Matt Gadda, per fare nomi molto alti, insomma, la tradizione novecentesca ha usato anche, quindi premio Nobel recentissimo, ha usato la tradizione gialla, quindi questa idea di una letteratura in cui tutto torna, per poi far vedere che non tutto torna e raccontare appunto, Kaiserling diceva, quando i conti non tornano l'inizia la vita, appunto, e raccontare le storture più interessanti. Ed è appunto un libro che, come diceva giustamente, cioè, è un libro che, scusate, che in cui si sente la presenza di tutta una letteratura internazionale. Infatti è un libro scritto in un italiano stupefacente, ma che potrebbe essere tranquilla. La finzione del libro è che il libro sia scritto in qualche modo in spagnolo, che sia scritto in un'altra lingua, quindi è un libro che ha già un respiro internazionale. Infatti noi, questo è un altro tipo, un'altra cosa del lavoro dell'editore, stiamo lavorando molto per venderlo appunto anche all'estero, che è un libro già maturo secondo noi per un mercato internazionale. E uno di quei libri, appunto, Borges diceva, non mi è venuto in mente perché qui c'è un quadro di Borges appunto, Borges diceva che era più orgoglioso delle letture che faceva fare che dei suoi stessi libri. È un libro che ci accompagna, anche alla fine del quale abbiamo voglia di è fatto di moltissimi altri libri, e abbiamo voglia dopo questo libro di moltissimi altri libri. E quindi il nostro lavoro è stato innanzitutto riconoscerlo. Appunto, prima si parlava della voce. La prima cosa, la cosa più difficile per uno scrittore esordiente è trovare la propria voce, quindi una voce appunto riconoscibile, tanto più in un romanzo che, come avete capito, ha qualcosa del pasticcio, qualcosa della citazione di mille altri libri, e c'è il rischio che tutte queste altre voci poi affossino la tua. Ecco, invece Serio, a mio parere ovviamente, riesce perfettamente a far emergere una sua voce che coordina appunto tutte queste altre, che è fatta di tutte queste altre, appunto, quindi come un direttore d'orchestra, quindi usa queste altre voci come, che si dice, no? Il direttore d'orchestra, il suo strumento è l'orchestra, non suona il singolo strumento, però dirige appunto tutta. Ecco, appunto, Gennaro, giovanissimo direttore d'orchestra, però anche i musicisti spesso sono precoci, riesce appunto in questa sorprendente orchestrazione. E quindi il nostro lavoro è stato, oltre a un certo tipo di lavoro, diciamo, classico di editing, di pulizia linguistica, di un certo tipo appunto di lavoro di coerenza, quindi non tanto una pulizia perché si pensa che ci debba essere una lingua letteraria fatta in un certo modo, ma secondo le regole del testo stesso a un certo punto ti rendi conto del perché a pagina 60 quella frase non funziona più secondo le regole che il romanzo stesso ha istituito, appunto. Soprattutto in un romanzo che appunto istituisce diversi registri e regimi di narrazione, perché sono poi altro due narratori principali, appunto l'investigatore spreggiatore delle lettere, quindi grande nemico dei detective letterari e parodia degli stessi, e la sorella Soledad, invece grande letterata, e anche lo scontro tra le due lingue di questi due narratori ci è sembrato molto molto convincente, e appunto il nostro contributo a volte è stato quello di renderle davvero più fortemente dicotomiche come dovevano essere. Come diceva prima anche Serena,
una definizione delle voci interne al romanzo. Ho parlato dell'orma di NN, ovviamente non ho presentato Einaudi, nel senso che Einaudi non ha bisogno, come si dice, non ha bisogno di presentazioni. Ecco, io vorrei a questo punto fare un passo indietro, abbiamo parlato dei tre romanzi, e guardare qual è la politica di queste tre case editrici rispetto agli esordienti, perché appunto il Megamark è un premio che è aperto agli esordienti, a chi pubblica il primo romanzo. Ecco, abbiamo due case editrici piccole e giovani e una casa editrice vecchia e consolidata e importante. Ecco, Evelina, ammesso che Einaudi abbia una... È chiaro che il libro di Vicari è un libro particolare, perché appunto Vicari non è il giovane che bussa alla porta sconosciuto. Ecco, come anche nella tua esperienza appunto editor, traduttrice, scrittrice, qual è l'atteggiamento di Einaudi rispetto agli esordienti? Ma io in generale non amo le generalizzazioni, perché per esempio il caso di Daniele è un caso molto particolare, cioè Daniele in realtà è stato cercato dalla casa editrice. E altre volte arrivano invece le proposte che come sapete benissimo, vengono lette, valutate. E nel caso di Daniele c'è un interesse specifico, aveva scritto un articolo che parlava proprio di Emanuele, questo ragazzo appunto ad Arabi, nella Ciarina, finora era un ultimo pezzo, e quindi la critica l'ha contattato perché appunto nel modo stesso in cui aveva presentato, raccontato un tema così drammatico, così complesso, la possibilità che potesse venire fuori un libro rischioso, perché chiaramente pubblicare un libro così collegato in modo diretto alla cronaca è un rischio dal punto di vista proprio anche autoriale, dal punto di vista della scrittura, e bisognava vedere se questo esordio riusciva a reggere l'esordiente, diciamo, nella scrittura e non nella narrazione, riusciva con la scrittura a reggere una impresa di questo tipo, perché questo libro è un'impresa. E poi bisognava capire la portata, cioè quando ci siamo accorti, perché questa non era semplicemente la storia, ecco, per il modo in cui stava trattando Daniele, la storia di un fatto di cronaca nera ambientato nella provincia profonda, la Ciociaria, con le figure squadre, con le figure violente, meschine, quelle che abbiamo visto al Binazione recentemente, le storie di Willy, ma ci siamo resi conto che attraverso tutto il mondo si poteva raccontare uno spaccato del paese, ma attraverso diversi media, cioè attraverso i social network, attraverso i media, perché questo caso, come molti casi, è diventato oggetto di discussione, moltissimi dibattiti televisivi, anche di trattenimento. Quindi in questo caso possiamo dire che le tante possibilità narrative che aveva fatto di cronaca ha portato la casa di tristezza a chiedere a Daniele Vicari di mettersi alla prova sulla scrittura. E quindi è stato io credo che sia stata veramente una scommessa. Una scommessa che poi ha avuto un esito straordinario, ma perché secondo me il libro è bellissimo. Per me è stato tutto prima di un lungo rifiuto, perché inizialmente all'idea che ho scritto le prime pagine che riguardavano il fatto di cronaca, io ho detto: non so se reggo un libro così, con tale dose dentro di violenza. Poi in realtà il libro non ha il libro si sviluppa in modo molto diverso, anche delle parti bellissime, ariose.
intelligenti e quindi era proprio loro le prime pagine che mi avevano progettato e credo che questa è una scommessa. Altre volte l'esordio arriva perché si coglie in un libro delle potenzialità narrative di vario tipo e di varia natura e cerca di capire se quelle potenzialità si possono trasformare in un libro, appunto. Non so, accade anche questo in altre case editrici, ma per esempio il lavoro che io ho fatto, per esempio sono l'editor anche di Sandro Buonvissuto, del primo libro di Sandro Buonvissuto, che era un esordio, e si vedeva che c'era un nucleo narrativo fortissimo, anche un autore, una tonalità, ma bisognava anche lì capire fino a che punto poteva reggere. Quello scrittore, quell'autore, rispetto alle storie, rispetto all'immaginario potente, e anche una lingua significativa che aveva. Quindi di solito, diciamo, si chiama dura sfida, diciamo, lo scrittore se regge, in grado di portarla a destinazione. Poi chiaramente i libri hanno valori e editi diversi e d'altro canto secondo me la cosa più virtuosa che può accadere è che un autore venga portato al meglio delle proprie capacità espressiva senza dover forzare e doverlo portare forzatamente verso una dimensione espressiva più alta rispetto a quella che è nelle sue capacità. E cioè, quindi è un lavoro di maieutico, insomma, di fuori quell'autore che, essendo anche un studente, deve anche scoprire se stesso le proprie potenzialità e la propria voce, quindi c'è un accompagnamento importante. Grazie, sì, no, sono d'accordo, non si può non essere d'accordo, direi, e sul fatto, come dicevi inizialmente, che non è possibile generalizzare, cioè ogni esordio è anche una storia diversa. Mentre parlava Evelina Sant'Angelo, pensavo che fra gli altri libri del Megamark c'era un altro libro in audio, un altro esordio, diversissimo rispetto a Emanuele nella battaglia, tutta una, adesso non sto a dire qual è perché appunto non è stato selezionato, però effettivamente non si può fare è chiaro che la casa editrice coglie una potenzialità più o meno espressa e il ruolo dell'editor è effettivamente quello di aiutare il libro a essere sempre più se stesso. Ecco, direi che su questo, ecco, adesso rivolgo un po' la stessa domanda a Serena, cioè NN, io non l'ho detto prima, diciamo di striscio accennato Serena, è una casa editrice che pur essendo giovane si è fatta conoscere perché ha pubblicato i libri soprattutto di uno scrittore americano che fino a quel momento non era molto noto, che si chiama Kent Harof, che è diventato un caso editoriale. Ecco, invece, quindi abbiamo Kent Harof da una parte e gli esordienti italiani. Voi avete una cifra, fermo restando che ogni storia fa caso a sé, nell'accoglienza degli esordienti? Ah, non si sente. Devi accendere il microfono. Sì, Ecco. adesso la sento, ma no, mi sono proprio persa la domanda. No, Scusi, dicevo, scusi. se voi che avete appunto il punto di forza nella letteratura anglo-americana, qual è la chiave per quando voi scegliete un esordiente italiano? L'hai già accennato prima, ma se vuoi definirlo meglio. Sì, in realtà la dimensione, diciamo, che abbiamo trovato nella produzione della ricerca degli americani è quella che ha ispirato il percorso Arco. Per la cultura americana abbiamo cercato qualcosa che fosse distintivo del periodo in cui l'autore parla e si tratta, perché la situazione è fatta in precedenti.
abbia comunque qualcosa di particolare, di speciale. Non è il fatto di essere semplici o complessi, è la capacità di riunire questa ultima domanda in modo che si intende esprimere. In questo caso Kentaroff è stato sicuramente una scoperta, perché niente di quello che racconta può mai sottolineare più nettamente alle parole che usa parlando di Holt, e sembra che a Holt ci siamo stati tutti, basta veramente una pagina. Questa è stata la cosa che sicuramente ha cambiato la percezione di quella provincia e l'ha staccata un po' dalle altre, perché non è soltanto il guardarla da lontano. E in questo caso siamo rifatti a questa esperienza, per cui sono tantissimi motivi che gli autori possono ad operare, e non esiste un autore uguale all'altro. Se nel momento in cui mostra di questa lingua riesce a mettere qualcosa del suo portato, del suo vissuto e anche della crisi che diciamo ha provato nello scrivere questo libro, non è enfasi, parlo proprio di la capacità di dire esattamente quello che si vuole dire, e che potrebbe anche significare un tipo di parole, però è quello che in qualche modo esce fuori come un valore aggiunto, quindi una scelta sì. di una parola che un'altra, una scelta scritta anche sì. un'altra, nel caso di Andrea Donaera, quello che ripete in tutto il romanzo è sicuramente l'esperienza di poeta, la tua immaginazione di poeta, certo, che è talmente certo. potente da essere stata messa direttamente come un personaggio, è stata internata in un personaggio, e chiaro. Quindi per me ha un po' di sé tutto quanto il romanzo. Bene, abbiamo raggiunto, come dire, un equilibrio fra i nostri autori americani e i nostri, la ricetta dei nostri italiani. Chiaro, grazie. Allora, quindi abbiamo, intanto diceva, non mi ricordo chi l'ha detto, se l'ha detto qualcuno dei nostri editor, ha parlato di un colpo di fulmine, nel senso che c'è un elemento di passione, tra l'altro purtroppo l'audio non è perfetto, è fortemente imperfetto, ma io direi che anche non cogliendo tutte le parole si vede e si sente la passione che si prova lavorando su un libro. Io chiuderei l'incontro chiedendo a Marco, che è qua, ecco, è l'orma, che tipo di lavoro fa sugli esordienti, come li attira, arrivano da soli, ecco, questo volevo. Il nostro è un caso particolare, perché appunto come NN siamo una casa editrice che ha il suo cuore pulsante nelle letterature straniere, noi facciamo letteratura francese e tedesca fondamentalmente, e abbiamo invece però anche una collana appunto di italiani, ed è un caso in cui in realtà un esordiente ha fatto nascere la collana, appunto, per, come giustamente veniva detto, gli esordienti sono possono essere diversissimi, appunto il libro che presentiamo oggi e il libro di cui vado a parlare adesso danno l'idea della divaricazione che ci può essere, perché appunto noi abbiamo pubblicato il libro di Diego Lanza, che è stato uno dei grandi grecisti degli ultimi decenni, accademico dei Lincei eccetera, che poi è mancato qualche anno fa e ha lasciato un memoriale, Il gatto di Piazza Wagner, che è il suo esordio narrativo, perché aveva scritto moltissimi libri, ha scritto un commento alla poetica di Aristotele che chiunque si occupa, diciamo, di queste cose ha studiato eccetera, però come narratore questa prova è uscita appunto dal proverbiale cassetto dello studioso, libro splendido, appunto prima si parlava di schiena dritta, ecco, un libro che racconta un'epoca di straordinaria schiena dritta del nostro paese, e quel libro ci è arrivato per vie amicali, perché noi conoscevamo il figlio di Diego Lanza, leggendolo ci siamo detti no, lo dobbiamo pubblicare, ce l'è stato dato come per avere una consulenza a chi lo diamo, e abbiamo fatto nascere, era nell'aria ovviamente, però abbiamo fatto nascere la collana che l'ho accolto, che è la stessa collana che accoglie Gennaro Serio, che è la collana dei Trabucchi. Mi piace soffermarmi un attimo sulla collana, appunto prima Serena Daniele parlava di percorsi in NN, appunto io ho l'impressione che le case editrici ragionano spesso devono ragionare per percorsi, appunto un sinonimo editoriale di percorsi è collana, no? Quindi è un contenuto editoriale che aiuta noi a capire
perché vogliamo pubblicare un libro tra i mille libri che ci sono che valgono la pena di pubblicare. Insomma, è un mestiere in cui bisogna saper dire no l'editore, perché le offerte sono tante e c'è molta qualità, soprattutto appunto se si guarda il mercato estero, ma anche tra le proposte italiane. Però sono libri che devono aver senso nel percorso, nell'offerta culturale appunto della casa editrice. E nel caso appunto di Gennaro Serio, questo sguardo, ricito di nuovo, borghesiano alla letteratura, per noi che pubblichiamo Hoffman, che pubblichiamo Bernard Quirini, che è uno scrittore quintessenzialmente appunto borghesiano belga, eccetera, ci è sembrato di sentire subito un'aria di famiglia che ovviamente speriamo che poi sentano anche i lettori, appunto. Quindi gli esordienti da una parte appunto si propongono, appunto, no? Qualunque casa editrice riceve, usiamo questo termine desueto che è il manoscritto, nessuno riceve più manoscritti, ma riceviamo moltissimi appunto file, qualche manoscritto arriva appunto, però nella peggiore è dattilo scritto, nella peggiore parte i manoscritti non ne aggiungono ovviamente più, però appunto invece proposte ne vengono tante, e poi sono proposte invece mediate, quindi quei percorsi per cui un tuo autore legge un altro autore, un tuo autore ha, e quindi si crea questa che spesso sono cose che sono viste molto, possono essere molto fraintese soprattutto agli autori più isolati. In realtà io ci vedo, volendo ovviamente nobilitare, spesso una forma di Repubblica delle Lettere, insomma quella cosa che si chiamava il Settecento Repubblica delle Lettere, quindi un dialogo spesso molto forte tra letterati che poi porta alla disseminazione dei testi. Appunto di Repubblica delle Lettere parliamo anche in questo breve testo introduttivo, appunto come dicevo i percorsi, tutte le nostre collane hanno un piccolo testo di presentazione, anche i trabucchi, in cui in qualche modo diciamo al lettore quello che il percorso appunto che ha portato a far sì che questo libro appunto sia dentro questa collana. E mi sembra appunto che poi per quel che riguarda la caratteristica delle nostre dimensioni sia proprio un po' un dovere andare alla ricerca di voci nuove, appunto è proprio insito credo nel DNA di una casa editrice indipendente essere la scuderia, se mi permettete la metafora ippica, la scuderia di delle voci emergenti che poi magari andranno in case più grandi oppure rimarranno e verranno accompagnate dalla casa editrice, che sarà la casa editrice dove appunto Gennaro Serio, in cui noi abbiamo intravisto e visto e vediamo uno scrittore già adesso e uno scrittore che continuerà a esserlo, appunto il primo libro di Gennaro Serio è nato nell'Ormaitore, poi magari anche gli altri, però e fa parte del nostro percorso averlo aiutato tra i primi a far sì che appunto avesse una voce in Italia e, come dicevo, avesse una voce, che è una cosa molto importante per uno scrittore, una voce anche all'estero. Appunto noi siamo una casa editrice di vocazione europea, anche qui nella presentazione della collana si dice appunto sono libri italiani in dialogo con la Repubblica delle Lettere Europee, appunto, e questo, come vi dicevo, è un libro già di partenza in qualche modo proiettato verso uno scenario internazionale, e questo ovviamente non solo serve allo scrittore per tutti i motivi ovvi a cui serve, ma dà anche una dimensione appunto più ampia, proietta a volte province a volte dimenticate in luoghi più internazionali, e ci si accorge, che è la cosa straordinaria della letteratura, di quanto Holt, per pensare alla provincia americana che veniva citata, o la provincia italiana, assomigli o si possa essere riconosciuta da un lettore di Dresda, da un lettore del massiccio centrale francese, eccetera, eccetera. Certo, infatti questo fatto della Repubblica delle Lettere, colgo un elemento molto interessante di quello che ha detto Marco, cioè il fatto che come arrivano i libri nelle case editrici, arrivano appunto attraverso questi percorsi passaparola, di conoscenza, che visti a volte appunto vengono descritti come così un elemento di chiusura, ma in realtà invece è il sangue della letteratura che circola, che produce nuova letteratura, che esplora nuove strade. Allora io chiuderei intanto appunto ringraziando tantissimo Serena Daniele e Evelina Sant'Angelo, che ci hanno pazientemente seguito da lontano, sperando che l'audio da parte loro non fosse, che abbiano sentito qualcosa, perché purtroppo i collegamenti da lontano, anche se benedetti soprattutto nei mesi scorsi,
sono a volte un po' faticosi. E quindi grazie, grazie Evelina, grazie Serena. E dopo domani sapremo qual è il libro. Questo parlo per Evelina, perché Serena, ho detto, il libro è un libro che ha avuto la menzione. Sapremo se quale libro ha vinto, purtroppo non lo so, nessuno me lo vuol dire, e quindi avremo questa sorpresa. Ringrazio Marco che è qua, ringrazio voi che avete avuto la pazienza. Volevo ancora aggiungere una cosa che non c'entra, ma c'entra, si collega e con questa provincia così variegata e col discorso che faceva prima il Cavalier Pomarico. All'uscita troverete in dono dei taralli, e non è soltanto l'omaggio alla Puglia, che, essendo voi pugliesi, forse non avete neanche bisogno di un omaggio a voi stessi, ma sono taralli speciali perché sono fatti da dei detenuti, ex detenuti, all'interno di una produzione che si chiama A Mano Libera, un progetto che si chiama Senza Sbarre, che appunto la Fondazione Megamark sostiene, e che è importante perché appunto dà lavoro, ma un lavoro concreto, preciso, con degli sbocchi a persone che sono davvero in difficoltà, davvero non hanno voce, molto meno di quella che possiamo avere noi qua. Giustamente Marco se ne parlava prima, diceva che le statistiche dimostrano che quando i detenuti sono inseriti in un percorso di lavoro i casi di recidiva sono pochissimi, quindi è un progetto importante. Questi taralli sono un piccolo segno di questo progetto e anche un po' dello spirito generale del premio, cioè appunto. Vorrei aggiungere una cosa che non ho detto prima, il premio, adesso ci sono diversi premi per esordienti, però questo, anche il fatto che ci sia questa attenzione alle case editrici è importante, perché pubblicare il primo libro è difficile, spesso pubblicare il secondo è ancora più difficile, quindi l'idea di mettere in luce degli esordienti interessanti è anche un passo importante in questo percorso. Grazie a tutti.